Brainstorm, e noi torniamo con Radar, il programma di approfondimento politico di Roma 3 Radio, qua con qualche suoneria. Eh no, questo mi diceva il suono che avete sentito. Era Macron in persona che ti diceva, sì, no, parla un po' della mia situazione. No? No, infatti, no. Questo è il buon Daniele Herrera che è in diretta, chissà per quale programma, eh. Ieri proprio la notizia principale è stata, sarà la notizia di tutta la settimana, Emmanuel Macron, sì, è il nuovo presidente. Macron? Devi pronunciarlo bene. È il nuovo inquilino dell'Eliseo, il presidente francese, il presidente della Repubblica, succede a François Hollande e si prospettano 5 importanti anni diversi rispetto ai precedenti. Sicuramente con un'attenzione diversa alle politiche sociali che comunque i socialisti hanno implementato, ne parleremo approfonditamente. Macron ha battuto, ha sconfitto non di misura ma con un largo numero appunto di consensi la candidata dell'estrema destra, ovvero, sì, ovvero la Le Pen, Marine Le Pen, la non con lo stesso distacco che fece Chirac con il padre, sicuramente, però. Anche perché ora l'estrema destra, ne parleremo, è un po' più sdoganata in Francia rispetto ad allora. Gli attentati hanno sicuramente influenzato positivamente la campagna della Le Pen. Ora becco una denuncia per questa cosa, sicuramente. No, vabbè. E comunque si prospettano degli anni importanti e analizzeremo poi nel prossimo blocco specificatamente la vittoria della Le Pen. Ma poi abbiamo anche altre due notizie. Eh sì, perché dobbiamo spostarci prima in casa nostra, perché è uscito, forse, chi lo sa, questo testo, questo disegno di legge sulla legittima difesa, tanto discussa, tanto odiata, che ci sono fronti bipolari appunto che si danno battaglia da anni per un inasprimento della legittima difesa, che in parte forse c'è stato e che avremo modo sempre durante la puntata di dare un piccolo assaggio, insomma cercare di capire meglio la riforma, però comunque la battaglia sta tutto sulla parola ovvero. Non so se hai seguito. Assolutamente sì. Ecco, insomma, dobbiamo capire soprattutto sul concetto di a che ora si può sparare. A che ora si può sparare? Vedremo, anche perché David Ermini. Quando si può sparare? Anche perché David Ermini ci ha detto poi che non è proprio così, no? Quindi poi analizzeremo nello specifico se più o meno questo tema della seralità, della diurnità. Sì, sì. Ermini, ovviamente, relatore del PD della riforma. Della riforma, esattamente. E ovviamente tutta la dietrologia che c'è dietro appunto di questa legge e le reazioni, specialmente quella di Salvini, di Matteo Renzi stesso anche. Meloni, gli stessi esponenti della Corte Costituzionale, l'ANM, insomma. Stesso Grasso che ha ringraziato il Senato di esistere per poter modificare nuovamente la legge, perché nel bicameralismo perfetto si modificano e devono essere approvate identicamente le leggi, e quindi abbiamo anche questo tema di politica interna. Invece poi c'è anche da ricordare l'altro fatto che non prettamente la settimana scorsa, ma comunque nelle ultime settimane si è accesa un po' il conflitto, così è per il momento ancora molto freddo, fra Nord Corea e Stati Uniti, che comunque tiene in tensione un po' tutto il mondo, perché si parla comunque di nucleare in mezzo, quindi non parliamo più di semplice guerra di terra, di eserciti, quindi stiamo parlando anche di missili nucleari che sono stati lanciati in qualche modo, test missilistici sono stati fatti da Pyongyang, però comunque non si sa come, sembrano fatti di cartone questi missili, sono andati tutti falliti, quindi c'è stato un movimento da quelle parti e gli Stati Uniti hanno, per il momento solo verbalmente, parlato ecco, di guerra, tra virgolette, o comunque di conflitto che Pyongyang sta spingendo nei confronti di quasi una contesa, sai, tra singolar tensione, lo schiaffetto così. Che rimane comunque in sospeso, perché adesso si è un po' offuscato appunto da per esempio Macron da fatti europei, ma comunque rimane là questa situazione in stallo tra Stati Uniti e Nord Corea. Esattamente, soprattutto agli occhi, poi vedremo, analizzeremo anche di un partner di entrambe le nazioni da due diversi punti di vista, che è il partner cinese, che si trova proprio lì al confine con la Corea del Nord e non può rimanere in silenzio, anzi in questo momento lo analizzeremo, sta fungendo, diciamo, da un mediatore importante, da l'elemento stabilizzatore dell'estremo oriente.
Detto questo, andiamo ancora in musica con gli Slaves of Love and Bones e torniamo tra pochissimo. Allora, io saluto Alessio Nasi, ovviamente. Un saluto alle Redivice, Federico ovviamente è un carissimo amico, va molto bene. Darione, mazza quanta gente della giornata sportiva! Proprio loro? Ciao Basilio, saluta la nostra conoscenza comune, Mafaronie, my respect al giocatore di più grande classe della squadra, un giocatore straordinario, guarda veramente. Straordinario. Francesco Porzio, aspettiamo i tuoi articoli sull'Inter sempre più numerosi. Massimiliano Trevisan, ovviamente è sempre un grandissimo piacere, scrive benissimo, 18-19 anni, scrive benissimo. Di Bayern Monaco di Bundesliga. Poi abbiamo Michele Gasperini che scrive molto bene e fa grandissimi views sui Golden State Warriors. Abbiamo un focus proprio sui Golden State noi. Di Lido dobbiamo vederci non so da quanto, lo so. Giorgio ovviamente è sempre un piacere salutarti. Manuel Verginelli, ritorno proprio lui. Ok, fra poco stiamo tornando e parleremo della Francia. Quindi se volete sapere tutto quello che c'è da sapere su Emmanuel Macron, non mi fermare più se no, dico Macron scherza, così. Ovviamente non potete far altro che ascoltarci qua. Ancora, quando devo rientrare io? Meno un minuto anticipo, dimmelo. Non mi dico come prima, così mi ha preso colpo. E poi tanto mo c'è il jingle, poi sì. E quindi questo partiamo con dati. Ok, quindi abbiamo adesso Francia. Si parla molto dell'astensionismo, comunque c'è una buona 25%. E dai, Mr. Pampa. Oh, aspettiamo a te, Mr. Pampa viene al campo Pescatori. Magari qua la radio, diciamo, c'entra poco il calcio. Al campo Pescatori, una bella martedella. Abbiamo il programma di calcio. C'è il programma di calcio, di sport. Ah, vero, vero. Ah, sì. Ah, sì, ma c'è un 90esimo minuto, come si chiama? No, triplice fischio. Triplice fischio. 90esimo minuto sta su Rai 1. Andrea non lo saluto, non ci penso neanche. Stiamo rientrando fra poco. Eh sì, però devo un attimo fargli credere che stiamo rientrando, sennò se ne vanno via tutti. Ma io parlo da solo, Si sta parlando col cellulare. Parlo da solo, parlo. La sua diretta. Non glielo dire. Tu non hai visto niente, non hai sentito niente. Ma è una radio universitaria, Antò, ma non è che sia in FM per cui dici che invidia. Ma stai ancora sballato per quella ragazza. Vabbè, comunque, la di universitario o meno. Oh, no, per carità, assolutamente. Assolutamente, però dico... Tu manco ci dovessi stare per quanti anni stai dentro all'università. Pensionato, sei. Io non so se hai scritto per un po' di tempo, per questo. Ora mi trovo qua. E comunque... Manda il jingle, direttamente. Rientriamo. Entro io? Sì. È l'ottavo, presidente? No, il nuovo. Stavo dicendo nonno prima. Sta buono. Emmanuel Macron è l'ottavo presidente francese, il 39enne, il più giovane di tutti, esatto. E ha superato anche dai tempi il record di Napoleone. Napoleone, ma quale? Attenzione. Terzo. Bravissimo. Certo. Esattamente, esattamente. Primo c'aveva l'età di mio padre. Ma non è vero, perché è nato nel 1769. No, vabbè, comunque c'aveva... Ed è arrivato al potere nel 1804 quando è diventato imperatore, quindi potrebbe essere pure sicuramente più giovane. Napoleone però... terzo era il più giovane. Sì, però appunto più giovane in Repubblica, sì. Perché ovviamente non era sotto la Repubblica Napoleone Bonaparte numero uno. Il ballottaggio che si è tenuto proprio ieri è stato stravinto da Macron col 66% dei voti, valevoli per 20.753.000 eccetera eccetera votanti, contro il 33,9% di Marine Le Pen, che ha preso invece 10.644.000 eccetera eccetera di suffragi. Quindi diciamo voti importanti, sebbene l'affluenza non sia stata così alta. Infatti ecco, è il secondo voto di ballottaggio più basso dal 69, quindi penso da Pompidou, il successore Pompidou, di Pompidou, sì Pompidou dovrebbe essere lui, se non sbaglio. Sì, è lui. Affluenza 74%, che purtroppo è morto nel 74, poi. Sì, molto. Lui è morto, è l'unico presidente francese che è morto in carica. Assolutamente. Cosa ha detto Macron? Macron ha parlato subito dopo della vittoria, ha fatto due discorsi, uno un
più formale, quindi anche parzialmente più teso, l'altro invece molto più rilassato al Louvre di fronte a 15.000 sostenitori del suo movimento e sostenitori in generale proprio di Macron. Il movimento si chiama En Marche. En Marche. Ovviamente, qua, oggi abbiamo solamente... Aia, pure da fuori, dicono. Abbiamo riprese dal punto di vista della pronuncia francese, che non è certamente il mio forte. No, tranquillo. Protezione dei deboli. E su questo i socialisti comunque si erano spesi con politiche sociali tipicamente di sinistra. Garantire unità nazionali. E questo sicuramente, poi potremmo anche entrare nello specifico, insomma, con dei commenti. Comunque Macron ha puntato molto sull'unità nazionale, non un paese diviso come... ha accusato spesse volte la Le Pen di voler creare, no? Un paese basatosi sulla paura, i suoi consensi del resto, secondo Macron e secondo altri esponenti, si basavano su questo. Ha parlato della difesa della Francia e dell'Europa, quindi non solamente della Francia come elemento extra europeo, ma come elemento all'interno del progetto europeo. Lotta al terrorismo, fiducia e speranza, insomma, quindi diciamo ha dato un nuovo tipo di visione rispetto a quella che era stata sì inizialmente forse quella di Hollande, che però poi nel tempo si è sempre più andata abbassando, sempre più diventata flebile, quindi diciamo che Macron ha dato un nuovo inizio, un nuovo reinizio, diciamo, per la Francia, anche forte di quei consensi. Poi, scusami, se ti interrompo, non è un caso se poi dopo lui si è distaccato completamente poi dal Partito Socialista per creare En Marche. Esattamente. Proprio perché la visione di Hollande in qualche modo non veniva più condivisa. Già quando lui faceva il ministro di Hollande già c'era comunque un po' di tensione tra i due. Una tensione che poi si potrà anche vedere, diciamo, si palesa anche nel momento in cui non solo fa il suo movimento, ma stravince il primo turno e stravince anche il secondo. Diciamo, il secondo va incontro a delle... il secondo turno, quindi il ballottaggio va intorno a delle percentuali molto alte, abbiamo detto il 66%, ma ricordiamo che sui 96 dipartimenti totali francesi, 94 sono vinti da Macron, solo due sono vinti dalla Le Pen, che tuttavia vince di misura, 52-55%. A Parigi si raggiunge proprio nel distretto, nel milione e mezzo lì del centro parigino, sì, si raggiunge il 90% contro il 10%, quindi percentuali bulgare, ovviamente bulgare, che portano poi un'esultanza, diciamo, del mondo pro Europa, quindi Merkel e del suo portavoce, che dice che è una vittoria per l'Europa e rinforza l'amicizia franco-tedesca. Poi abbiamo il presidente Mattarella e il presidente Gentiloni, quindi rispettivamente presidente della Repubblica e del Consiglio, che ne parlano bene. Renzi, che parla di una straordinaria pagina di speranza per la Francia, per l'Europa e via dicendo, insomma. Anche se, come normale che sia, nascono anche delle critiche da questa vittoria. Ovviamente noi sappiamo che la Le Pen ha ammesso la sconfitta immediatamente, ha parlato, diciamo, di un possibile secondo momento di candidatura, no? Addirittura partendo dall'idea, noi abbiamo preso il 33%, siamo comunque forti, e ha chiesto addirittura la trasformazione del partito, che secondo, esatto, il suo vice, il secondo del partito, cambierà addirittura nome, quindi passerà da Front National a qualche cosa. Che sia un passaggio verso un accentramento? No, che sia stato un po' le parole del padre, non so se l'hai sentito. Dove le critiche, esatto, sì. Esatto, il padre che il giorno prima la critica proprio apertamente, mia figlia non so se sarà in grado di governare. Ecco, insomma, una bocciatura del genere da Jean-Marie Le Pen, insomma, è forte. No? Chissà se, forse spinta da queste parole, lei ha poi pronunciato questa cosa di cambiare, di traghettare il movimento verso un nuovo nome, verso un nuovo indirizzo. Secondo alcuni esponenti del mondo giornalistico è più un accentramento, cioè vuole prendere quello che è il posto del partito repubblicano, cioè dei gollisti, che ovviamente hanno fatto una pessima figura al primo turno, vincendo solamente 5 dei collegi, rispetto ai 44, mi pare, appunto, che vinse la Le Pen, quindi diciamo percentuali estremamente importanti. Continuiamo tra pochissimo, intanto ci ascoltiamo questa bellissima donna che purtroppo ci ha lasciato tantissimi anni fa, giovanissima, la generazione 27, ti ricordi? Tutti quelli morti in 27 anni. Lei, James Morrison, Hendrix, insomma. Vabbè, vai! Janis Joplin, Cry Baby.
La sentivo sempre questa canzone. No, qua. Te volevo far leggere, dicevo, avevo fatto la raccolta di tutti i Twitter. 10 minuti di blocco, raga. Eh? Sì, sì, ma noi siamo così. Capito? Sì, sì. Da quanto sono? Sono da 6.56. Quando vi avviso? Volete che vi avviso una certa? No, no, ma tranquillo. Tanto... Io godo lo... Grazie. Ma ci sono... Allora, noi siamo così, cioè alcuni blocchi sono cortissimi e altri... Cioè la politica non puoi... Non puoi mettere le briglie al cavallo della politica. Ok, ok. Fate come cazzo vi pare. Allora... Allora, abbiamo detto parte storica, poi abbiamo detto prospettive. Sulle prospettive voglio dire un paio di cose sulla finanza dopo il voto, velocissime. E poi parliamo delle prospettive. Parliamo un attimo di a livello storico, il presidente che cosa può fare. Comunque no, la Le Pen ha preso 49 dipartimenti contro i 38 di Macron. Non fa niente. 5 a Fillon, comunque sì. E si nota, per esempio, poi ieri nel discorso la Le Pen ha anche ringraziato Dupont. Quell'altro di De Bulafons. Di che? Uno di quei partitini piccolini che ha preso, se non sbaglio, dopo Mélenchon e quell'altro. Vabbè, insomma, una percentuale bassissima. Sempre nazionalisti. Però per dirti che comunque, secondo me... Federazione? Esatto, tra i due partiti secondo me ci sarà una fusione. O comunque lei assorbirà parte di quell'elettorato. Che poi è quello che l'ha votata. Potrebbe essere, non lo so. Vabbè, non so, però è interessante. Che prenda magari il posto dei gollisti. Assicurerebbe spesso e volentieri una vittoria del centrosinistra, diciamo. Anche se questo non ho capito se è di centrosinistra, di centro. Boh. Non lo so, il centro là come penso. Che vi state perdendo, Janis Joplin? Fa una cosa, togli sia Roma 3 Radio di e Around the Pop, togli perché guadagniamo un po' di... sì, accorcio tanto, non ce ne frega un cazzo. Ok. So come on, come on, come on, come on, come on. Tanto cazzo bravo. C'ho un po' di album a casa suoi. Vieni, faccio una canzone. Meglio di no. Beh, ne faccia la scimmia. Oh, dai, abbiamo 5 persone online, dobbiamo tornare adesso. No, preso. Siamo 3. L'intramontabile Janis Joplin e ci aiuta a rientrare. No, non ci aiuta per niente perché non è francese, però ci aiuta lo stesso a ritornare a parlare di Francia, di Macron e di elezioni presidenziali. Perché? Perché la canzone di Janis Joplin parla di piangere. Struttura istituzionale francese, come sappiamo. Ah, sì, come no? Cioè, l'ha appena raccontata proprio tutta quanto nel preciso. No, vabbè, noi di Radar vogliamo fare un attimo un piccolo resuming sulla figura del presidente francese, perché molte volte magari uno può pensare che può essere simile al nostro o a quello americano. Qual è la differenza fra il semi-presidenzialismo francese, che appunto prevede la figura del Presidente della Repubblica in Francia, e invece magari un presidenzialismo in America, oppure la nostra Repubblica parlamentare, che prevede comunque un Presidente della Repubblica. Il Presidente francese, che dal 2002 è eletto ogni 5 anni, ma prima del 2002 ogni 7 anni, ricordiamo da De Gaulle, quindi dagli anni 60 fino a appunto il 2002, ogni 7 anni ci abbiamo avuto il presidente francese, di cui soltanto due presidenti hanno avuto la fortuna, tra virgolette, di essere stati eletti per ben due mandati, cioè Mitterrand e Chirac. Il presidente francese ha principalmente poteri di tipo legislativo, cioè promulga le leggi, ha una forma di veto molto limitata, cioè nel senso che può chiedere al Consiglio Costituzionale un ulteriore controllo su una legge prima della sua promulgazione, indice un referendum su proposta del governo e o proposta congiunta delle due assemblee, l'Assemblea Nazionale e il Senato, può sciogliere l'Assemblea Nazionale, può inviare appunto messaggi all'Assemblea, nomina tre membri del Consiglio Costituzionale,
nomina il primo ministro e nomina e revoca i membri del governo su proposta del primo ministro. A livello internazionale, ovviamente è a capo della diplomazia, perché riceve gli ambasciatori stranieri, negozia e ratifica i trattati a livello internazionale, comunque lo vediamo sempre in prima linea, cioè non abbiamo mai visto il primo ministro francese. E spesso e volentieri neanche si conosce. Esatto, neanche si sa. Cioè, l'ultimo che ricordo è Ville Le Pen, quindi penso cos'è, sta così. Valls, non te lo ricordi? Come no, Valls, pure. Ok. L'amico. E vabbè, poi ha anche il potere di grazia, di indulto, l'amnistia, comunque ha questi poteri che un po' lo fanno assomigliare al nostro presidente. Della Repubblica, sì, però ha alcuni poteri anche che sono tipici del presidente del Consiglio, cioè diciamo... Sì, è una commistione fra primo ministro nostro e presidente della Repubblica, sempre nostro, che... insomma, che ha uno strapotere e a differenza appunto del nostro viene votato direttamente dal popolo attraverso le elezioni, quindi è esatto. Espressione di un partito, a differenza nostra dove il Presidente della Repubblica ecco, può mi essere... raccomando, stampatevelo in testa, noi non votiamo il Presidente della Repubblica. Ma neanche del Consiglio, esatto. Stampatevi anche questo in quello, testa. Quello vabbè, ormai lo do per assodato, però qualcuno ancora pensa che il Presidente della Repubblica lo votiamo noi. E in tutto questo il Presidente della Repubblica nostro può essere... diciamo indicazione di un partito, può essere anche espressione di un partito, ma di norma è una figura sopra le parti, vi dice sì, ecco, in Francia non è così, no. Hollande è stato un esponente importante del socialismo diretta. E adesso vediamo Macron di questo nuovo partito come poteva esserlo appunto Le Pen, un esponente addirittura dell'estrema destra, quindi dunque di partiti radicati. Sì, assolutamente. Prima citavo qualche presidente francese, vi ricordo che siamo nella cosiddetta Quinta Repubblica in Francia, anche se qualcuno dice che a breve ci sarà la Sesta. Ma sì, diciamo che Ma... sostanzialmente quando vi è un cambio importante nel sistema esatto. istituzionale, allora lì si cambia Repubblica. Diciamo che dal 1871, quando i francesi persero la guerra franco-prussiana sì. contro i tedeschi, o meglio I contro prussiani. I prussiani, che poi proprio nel salone dell'orologio, quindi proprio a Versailles, fondarono il loro partito, il secondo esatto. Reich, lo Stato, il secondo Reich tedesco. Ecco, da quel momento la Francia è stata per tanti anni, 70 anni circa, è stata una repubblica, passando anche la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale. Quando si è arrivati nella problematicità dell'Algeria, quindi della situazione per la quale l'Algeria, che era un 50. Territorio esatto, un territorio metropolitano, quindi dove vivevano tantissimi francesi sì. dove si prendeva la cittadinanza, quindi francese, ecco che in quel caso questo territorio. Durante il periodo della decolonizzazione molti territori sono stati persi dalla Francia, sì, ma quello era un territorio appunto metropolitano importante e quindi per questa ragione cercarono in tutti i modi di tenerlo. La guerra famosissima franco-algerina, Gino Pontecorvo ha fatto un bellissimo film e vi dicendo, però la situazione era troppo importante per permettere ad un Presidente del Consiglio della Quarta Repubblica, che è una repubblica fondamentalmente parlamentare, dove i partiti sono... il centro sistematico di risolvere la situazione, quindi per questo viene richiamato De Gaulle e De Gaulle dice io vi risolvo la situazione ma voi dovete darmi opportunità di fare un referendum sulla nuova forma costituzionale e nasce da lì, quindi tra fine la 50 Repubblica. E inizio 60 la Quinta Repubblica francese esatto, che tuttora continua e che come dicevo si metteva in dubbio l'esistenza della Quinta e l'inizio di una Sesta proprio a cavallo della riforma costituzionale, quella del 2002 che ha visto appunto il cambiamento da 7 a 5 anni, si parlava già a quel tempo di Sesta Repubblica. Comunque, abbiamo passato insomma De Gaulle, altri esponenti come il Pompidou che l'abbiamo citato, che purtroppo è morto durante la carica di presidente, per passare poi a Giscard d'Estaing, Mitterrand, poi quelli più attuali, Chirac, Sarkozy, Hollande e ovviamente Macron. Quindi insomma, grandi esponenti a livello internazionale che hanno segnato proprio la storia, non solo europea, ma anche internazionale. Quindi la figura del presidente francese è assolutamente fondamentale per gli equilibri del mondo intero e questo l'abbiamo visto, penso, tutti, non soltanto chi studia sui libri di storia o di diritto costituzionale, comunque è una figura fondamentale, non a caso tutto il mondo era in attesa per questa cosa, non solo per il presidente americano, ecco, va bene? In tutto questo io direi andarci a sentire il tiro mancino con Piccoli Miracoli?
Sì, vai, mi sto Andiamo. morendo. Caputtana, mi è entrato. Dimmi. Famoso Trombino e Pompidour. Porca miseria. Ma Canadesi, tra l'altro. cos'hai mai vindicato mentre però non ti Ti ricordi? date far piacere col francese, però molto. Vabbè, ho capito, devi pronunciarli bene, cazzo. Cos'è che mi hai indicato quando stavo parlando del. E che dicevo, l'audio va e viene. No, ma è una citazione di Crozza quando imita Sacchi. L'audio va e viene, io ho sentito solo straordinario. Cagare, ma infatti dicevo, ma com'è possibile? E poi comunque, vabbè, c'entra poco qua, c'entro io. O sense, o magari là. Comunque, Mi sono perso là, infatti, sul coso. continuiamo su. Prospettive. Sì, ok. Prospettive future abbiamo Europa. Questa faccio. Questo, io diciamo dopo che sarà più veloce. Europa. Mi interessa, francamente, Sì, sottolineare che sia. specialmente Europa. Mi puoi. Anche le critiche che fanno. Su quali delle tante? Sul fatto che sia legato a Rothschild, queste cose qua, Oh, bla bla. questa cosa qua se mi manca, è vera. So. Questa è una cazzata di Facebook. Ciao, Michè. Io sì, io sono straordinario. Oh sì, devo parlare un attimo al volo dei risultati in finanza, sicuramente. E poi. Beh, direi che proprio all'interno del concetto europeo, la Francia da sola, niente. Magari pure diciamo un concetto antipopulistico. Più che altro stavo vedendo la prima volta che non. Scusa, ma Giscard d'Estaing di che partito era? Destro, cioè popolare se non Unione per erro. la Democrazia ci stava scritto, non era gollista però. Che partito è quello là? Io non l'ho mai Sì. sentito. Sarebbe questo qua. No, Unione per la Democrazia. Era centrista lui, dai. Cioè, non è per la. Ecco, forse si Sì, centra. Fransemon. Liberal democratica, dai, sono liberali, democristiani, cioè questa è la nostra DC, tiè. Però là dove c'è la sinistra destra era pure difficile fare un confronto come Vabbè, noi ci vedi, abbiamo c'è detto. cioè, Partito Socialista, adesso Unione per il Movimento Popolare, l'UDF è quello di destra, ecco, quello loro. Vabbè, è un liberale, tipo quello di Naudi. Sì, però è più un centrista lui, cioè è un liberal democratico. 35, Questo prossimo lo faremo abbastanza lento, eh? Cioè eh? abbastanza Lento. veloce. Bentornati a Roma. E Rolex? E questi erano i Tiro Mancino che li sentiamo ancora adesso in sottofondo, ma noi dobbiamo tornare per l'ultimo blocco sulla Francia, perché dopo aver visto la figura del Presidente della Repubblica e quindi l'assetto istituzionale, quarta, quinta Repubblica francese, ipotetica sesta, dopo aver visto i risultati elettorali, beh, che prospettive ci Ci sono? presenta il caro Macron. Macron, uno dei pochissimi, appunto, vedevamo prima, insieme a Giscard d'Estaing, anzi gli unici due, ad essere eletto non dalle sensibilità socialiste, cioè non un socialista come Mitterrand o come Hollande, non un gollista come De Gaulle, Pompidou appunto, ma anche Sarkozy che viene da E Chirac. Rimasu Chirac, sì, l'ultimo Sarkozy che viene dai rimasugli del partito gollista che oggi viene chiamato appunto il Partito Repubblicano, quindi che si è voluto, UDF. esatto, che si è voluto un po' liberare dall'idea di destra gollista, che comunque forse in questo momento la Le Pen sta prendendo. Una prospettiva è proprio questa, cioè che i partiti classici non sono arrivati al ballottaggio come solitamente capita, se, sinistra e destra, è venuta l'estrema destra e un centro che è nato però così quasi dal niente, cioè è nato da un. Di provenienza di sinistra, però comunque. Esattamente, ma comunque intorno a una persona non è un partito No, no, storico, non no, no. ha una storia È un partitica. movimento. È un movimento, quindi diciamo anche questa situazione è un po' figlia dei tempi, perché sì, è stato battuto il populismo della Le Pen,
però potrebbe essere stato battuto con un altro populismo. Esatto, movimento contro movimento. Movimento contro movimento. Una Le Pen che, come dicevamo prima, probabilmente cambierà la forma al suo partito, cioè si passerà da un movimento a un vero e proprio partito, cercherà forse più di istituzionalizzarsi, di sdoganare la destra che in sé, sebbene comunque parli ancora con toni forti, anche xenofobi, razzisti, è stato accusato di molte cose, di cavalcare le paure e via dicendo. Di antisemitismo addirittura. Come no, assolutamente. Come il padre fu accusato, comunque, palesemente, insomma, in passato. Macron che, tuttavia, porta con sé un messaggio di speranza all'Europa. Cioè, l'estrema destra, quella forza politica che più di tutte, più anche della sinistra estrema, vuole la fine dell'Unione Europea come la vediamo adesso, o meglio, proprio la fine dell'Unione Europea, tanto più in Francia, che vogliono l'Europa delle nazioni. Nuovamente ritorno alla retorica di De Gaulle. In tutto questo dà appunto una nuova speranza, nuova linfa a Bruxelles, nuova linfa quindi a Strasburgo, alle istituzioni europee, perché insieme si può vincere, insieme si può essere competitivi, divisi no. E anche i mercati hanno premiato questa visione appunto pro-europeista. Non è un caso che l'ho scoperto oggi questo Sentix Euro Breakup, che è un indice che, diciamo, misura quanta integrazione vi è in Europa. È passato da 70, che era il 2012, a 13, venerdì. Quindi proprio quando gli exit poll erano sicuri che vincesse Macron. Lo spread Parigi-Berlino è passato da 80, che era a febbraio, un momento molto teso, anche tensione fra i due paesi, a 35 di ieri, quindi delle elezioni. La borsa di Parigi è salita del 7%, quella di Milano dell'8%. Quella di Francoforte. Sì, è una reazione più che positiva, ovviamente. Esattamente. Ha una visione invece completamente opposta se vinceva la pelle. Esatto. Pelle, l'esempio più di tutti è, diciamo, il bene rifugio, no? Qual è? Che ovviamente è l'oro, che è passato, è calato del 3,1% in 5 giorni, quindi un risultato storico importante. E proprio sull'oro io ti aggancerei la critica maggiore che viene fatta a Monsieur Macron, cioè ovvero l'aggancio alle banche. Specialmente a Rothschild. Questo che è dicono da che sia appurare, una figura. Sì, ovviamente questa è una cosa che impazza adesso nel pre e nel post elezioni. Però dicono che questa che il buon Macron comunque abbia lavorato per Rothschild, quindi abbia gli interessi delle banche. Però io ricordo che i banchieri non è che sono tutti quelli che vanno là a rubarti i soldi dal portafoglio, cioè non è che dobbiamo avere la figura del banchiere stereotipizzata in questo modo. Allo stesso tempo, come dicevi te, bisogna anche fondare le critiche che si fanno a Macron, e questo è tutto da vedere, cioè era soltanto ovviamente una... Comunque è interessante come diciamo i leader dei paesi di quell'età, di quella provenienza abbastanza centrista, non è un caso anche Renzi, e non solo, vengono poi accusati di vicinanze, sì, alle banche, i leader più centristi e via dicendo. Anche questo, secondo la mia opinione, rientra all'interno, diciamo, di un'ottica abbastanza populistica che in Europa sta vivendo. No, mo si sta facendo passare la figura di chi lavora nella banca. Penso pure, magari se c'hai un padre che lavora nella filiale della banca dell'Unicredit, eccolo là, è un massone. Esattamente. Capito? Quindi sta proprio passando per una figura negativa, magari chi lavora in una banca o chi ha avuto rapporti con una banca. Ecco, quindi, prima ti volevo far vedere anche la reazione per esempio il presidente Donald Trump, che con un Twitter appunto si congratula con Macron e non vede l'ora di lavorare con lui. Questo. Come Putin, peraltro, perché esatto, anche Putin ha detto che vuole fare sforzi per stabilità e sicurezza, per una rinnovata, diciamo, collaborazione dopo quella che viene definita proprio da Putin stesso reciproca diffidenza. Quindi gli ultimi momenti Russia-Francia erano stati... Oppure Juncker, che si affida al francese. Continuiamo, insomma, recentemente a c'è Firenze. Stata... Sì, no, recentemente c'è stata una sua... un suo discorso in francese, non più in inglese, a livello europeo, in cui appunto con un Twitter in francese ancora una volta si affida alle parole di buone parole nei confronti di Macron e con il fatto che i francesi hanno scelto un avvenire a livello europeo e non più nazionalista. Ma ci leggi il tweet in francese, per favore? No, anche no, adesso non è il caso. Stessa cosa Tajani, il presidente del nostro caro Parlamento europeo, e anche lui ha
ha avuto parole di elogio nei confronti di Macron. Ben diversa invece la reazione. Farage, per esempio, con Macron 5 anni di fallimento. Farage pure te, insomma, mi vai a toccare il tasto dolente. A questo punto mi aggancio con il buon Salvini. Il buon Salvini cosa fa? Dice: grazie Marine Le Pen, chi lotta non perde mai. Ecco, insomma, quindi lui è completamente, si è scordato quello che è successo, cioè che ha vinto Macron, e si è andato a consolare la povera Marine, di cui hanno ballato insieme. Tu non so se hai mai visto un video storico, insomma. Purtroppo sì. E c'è anche una bellissima immagine, magari la posteremo, degli esponenti quelli più populisti d'Europa, appunto quello austriaco, che non mi ricordo mai il nome, appunto la Le Pen, Salvini e Farage, ecco, tutti quanti hanno una X, quelli che sono stati buttati fuori, quindi quello olandese, quello austriaco, la Le Pen, e adesso manca Salvini, e è bellissima questa immagine. Detto questo, ci andiamo a ascoltare adesso i Red Hot Chili Peppers. By the way, togli un blocco perché mi sa che non ce la facciamo. Red Hot Chili Pepper, quale vogliamo prediligere allora? Adesso facciamo legittima difesa, dai. Ma vogliamo fare un insieme? Un insieme, dici? E poi saluti? No, vabbè, 47. No, dai. Facciamo 4. Con noi? Con noi sì, vola il tempo, eh. Guarda che quando si parla di politica, vola il tempo. Emanuele Tito, chi mi testo? Herrera Gay, che sai dire? Basta, non sai dire altro. Infatti ci sta a provare con me, mi sta a toccare. Che simpa. Allora, legittima difesa. Legittima difesa, attenzione, qua si parla di legittima difesa. La reazione è un'aggressione commessa in tempo di notte, ovvero la reazione a seguito di produzione in casa, in negozio, in ufficio, con violenza delle persone, ovvero minaccia o coringanno. Io avevo legittima difesa presente quando l'aggressione sia avvenuta di notte o con la violenza o con l'inganno. Sì. Non solo la notte. Ovvero con minaccia. No, l'ho presa proprio. Perfetto. Alta Alexa, che uso per... Alta Alexa, una signora fonte. Utilizzo per il codice civile. Tra poco parleremo di legittima difesa. Nei confronti di Daniele. Quindi potete sparare... A Daniele potete sparargli sia di giorno che di notte. Non okay. Importa, cioè... Dalle 6 di mattina fino a... Alle 6, 5 e mezza. E poi abbiamo anche... Un breve così sul Pyongyang. Pyongyang, capitale Corea del Nord, che visiterò. Eccola. Insieme a Razzi. Ecco. Se parliamo pure di razzi, facciamoci razzi pure in mezzo. Oh, guarda che lui è andato a fare pace veramente. Prima andava più niente. Pure Dennis Rodman ci è andato. Stimo molto di più Dennis Rodman. Sai che no? Sì. 4 anni di rimbalzi, penso consecutivi. Bestia. Bestia. Lui, Jordan e Pippen, Scottie Pippen. Mamma mia, che trio della Madonna. Grandissima, hanno fatto Bulls, loro la fortuna dei Bulls dei metà anni 90, erano imbattibili, penso che potevano andare loro direttamente alle Olimpiadi. Beh, senza dubbio. Però peraltro Rodman non è mai stato convocato, mi pare, in nazionale, forse per la testa fumante che ci aveva. L'ho controllato qualche tempo fa. Scottie Pippen è grande, sì. C'aveva esecuzioni difensive davvero. La 33 adesso è solo quella di Jordan, però insomma. Che bello, magari ci avessi io. Mi piacerebbe avere la 40 di Sean Kemp, che è un pazzo, sai? Io c'avevo pure quella di Chamberlain. Ehi, addirittura, 100 punti. Monsieur Chamberlain. Sì. Sì, un blocco dovrei tagliarlo. Waiting. Red Hot Chili Peppers, per darci la carica a tal punto che prendo una pistola e ti sparo. No. No, non sarebbe legittima difesa perché esatto, non è proporzionale. Perché ancora non è tempo di sparare, perché sono le 17:50. Ok, qua c'è da un attimo mettere in chiaro una cosa, perché facciamo informazione. Ovviamente nella contemporaneità dei giornali è uscita una notizia. La legittima difesa, il nuovo testo approvato nei giorni scorsi, diciamo permette la legittima difesa sempre proporzionata all'offesa, quindi alla violazione, alla violenza
attribuita da parte appunto del violatore. Proporzionalmente sì, ma è stato detto che appunto sia possibile solo ed esclusivamente dopo un certo orario, dopo esatto, le 22. Praticamente dove si va a toccare? Si va a toccare il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, in base alla quale si considera legittima difesa la reazione a un'aggressione commessa in tempo di notte, ovvero la reazione a seguito dell'introduzione in casa, in negozio, in ufficio, o con violenza alle persone, alle cose, ovvero con minaccia o con inganno. Questa è la particolare modificazione che viene appurata appunto alla legge. Cioè, in caso di minaccia o di inganno, però in tempo di notte e in determinati contesti, viene ammessa la legittima difesa. Quindi la reazione personale. Esattamente. Critica fondamentale. Quello ovvero, che cosa significa? Secondo certi è, no, solo di notte si può rispondere appunto, attraverso legittima difesa. Cioè, io gli sparo, se quello ovviamente poi mi spara, perché deve essere proporzionata all'offesa. Secondo altri, quello ovvero, meglio, io quando ho fatto patente ovvero voleva dire anche. Quindi, nella mia interpretazione, non è solo ed esclusivamente di notte. Che avviene di notte o con violenza o con inganno, ma non, cioè vi è un'esclusione l'un dell'altra di queste ecco. Alternative, un out, quindi non per forza devono rispettarsi tutte queste caratteristiche, ma solo alcune. Sì, poi David Ermini, che tu citavi, che è il relatore del Partito Democratico della legge sulla legittima difesa, lui si è espresso proprio su questa cosa che sta impazzando, cioè sul fatto della notte o meno. Percezione distorta, infatti, ne parla lui. Lui, questo leggo citando le sue parole, non servirebbe togliere la parola notte, ma se è l'elemento per cui si deve fare una campagna elettorale contro, allora la togliamo. Se il problema è la notte, noi la togliamo. Vuol dire che non è stato percepito quello che realmente c'è nel testo. La notte è una tipica locuzione che si usa nei testi legislativi per rappresentare una situazione di minorata difesa. Poi c'è un ovvero che spiega che include anche altre circostanze che fanno riferimento a tutta l'intera giornata. Ecco, insomma, quindi lui ci tiene a precisare che non è legato alle ore notturne, ma allo stesso tempo non è che ci dà una distinzione, cioè nel senso, quando è che dobbiamo considerare effettivamente la legittima difesa legittima? Esattamente, in questo Renzi stesso però ha capito che vi è stata una problematicità dal punto di vista mediatico e ha portato quindi a uno stop di questa legge, o meglio, è stata sì approvata alla Camera, però probabilmente dovrà ripassarci, sì. Perché non solo perché, come vedremo, il Senato ha una maggioranza differente rispetto alla Camera, o meglio, è sempre il centrosinistra in maggioranza, ma ovviamente non con i voti bulgari derivanti dal premio di maggioranza del Porcellum della Camera dei Deputati, quindi di Montecitorio. E quindi bisognerà cercare altre alleanze. Altre alleanze, si parla di ALA, il movimento di Verdini, ma con Verdini dovrà modificarsi sicuramente il testo. Renzi comunque, a quanto pare, è intenzionato a modificarlo, non andare dritto, proprio per evitare di lasciare la sicurezza come un tema che poi sfrutterà sicuramente Forza Italia, Fratelli d'Italia, la Lega Nord, questo è evidente, e via dicendo. In tutto questo, comunque, per ora, PD, Alternativa Popolare, 225 voti. Contrari 166, cioè tutta la destra, sì. La sinistra anche, e il Movimento 5 Stelle, 11 astenuti. Destra e sinistra, questo è interessante, perché da una parte vergogna di Salvini, noi siamo a favore delle vittime contro i malviventi, contro i carnefici di Fratelli d'Italia. Poi dalla parte di sinistra c'è proprio la ragione opposta, cioè questo è un favore alle lobby delle armi. E in tutto questo poi abbiamo anche altri esponenti come il Movimento 5 Stelle, che parla di una semplice propaganda del PD su questi temi estremamente delicati, e dall'altra parte addirittura si è espresso Saviano, che ha detto una cosa che, diciamo, così basilare però talmente importante, che è quella: non credo che consentendo ai cittadini di armarsi che ci si difende, cioè dando loro più pistole che ci si possa difendere. Bene, allora, pistole in tasca per il momento, aspettiamo una legge definitiva, che ne dici? O una modifica di questa? Bang bang subito. Intanto, aspettiamo. Intanto, più che andarci addosso, facciamo l'estate addosso. Basta. Togli. Questo è l'ultimo blocco. Dico, ce la facciamo. Sì, stiamo all'ultimo blocco. Ok, perfetto. Di che parla oggi il retro gaming?
lo scoprirai. No, Oddworld. Oddworld. E i Bozzi. Oh, lo volevo dire. No, è un grande. Ma video, perché sta ancora sul computer? Adesso ci sta un altro o è rimasto quello da Play 1? No, parlo di quello da Play 1, perché io faccio la rubrica retro gaming. Ah, quindi è passato, pazzesco. Sì. Stupendo. Però volevo fare Warhammer 40.000, non so. E i Bodice, calcola, l'altra volta stavo... Sai che ci sono dei tutorial sui Bodice? Tipo 20.000 visualizzazioni, tantissime. Sì, sì. E ogni tanto vado a rivedermi il premio, perché era così simpatico. Cioè, simpatico, mi sempre fuori, dico. Cosa devo fare? Devo solo scappare. Ciao, seguimi. Aspetta, non giochiamo mai. Pyongyang adesso, parliamo di Corea del Nord. No, è giusto un flash, perché... Tanto sappiamo un cazzo. Dai. Sì, poi vedi, ci hanno fatto pure la cosa. Forse vado in bicicletta da Ostia fino a Caserta. Tre giorni. Cioè due giorni poi alla fine, perché campeggio. È bellissima, guarda. Fa schifo questa canzone. No, il gusto mio non mi piace, non è che... Vai, ritornate. E c'è chi ha dubbi circa la possibilità di maturare di fragole nello spazio, ma in tutto questo, diciamo, sorpassiamo anche proprio perché... Secondo me in campo ce si potrebbe fare. Non so, flash news sul fatto che andate a sentire sul Corriere della Sera, Corriere.it, i suoni da Saturno sono arrivati attraverso una sonda, dei suoni da Saturno, dei suoni metallici, drammatici. Ma sai che dicono? Cosa? Forza Roma! No, non dicono Forza Roma. Non dicono sicuramente Forza Roma né su Saturno né a Pyongyang, la capitale della Corea del Nord. No. Corea del Nord, che è probabilmente il paese più alieno, però rimanendo sui temi astronomici e astrali, è più diverso da tutti gli altri, una forma istituzionale completamente diversa, cioè un paese a socialismo reale, di pianificazione centralizzata totale, ovviamente non c'è possibilità di proprietà privata e ovviamente è una ferocissima, probabilmente la più feroce dittatura sulla faccia della terra. In tutto questo ovviamente la sua antica rivalità con gli Stati Uniti, derivante da fine anni 40, quando gli Stati Uniti e insieme altri paesi hanno dichiarato guerra attraverso la NATO sotto impulso dell'ONU, perché era assente l'Unione Sovietica ovviamente nel Consiglio di Sicurezza, appunto invasero dalla Corea del Sud alla Corea del Nord in risposta alla precedente invasione nordcoreana verso Seoul. In tutto questo la situazione ovviamente è diventata degenerata, è diventata proprio insomma catastrofica, perché anche con Kim Jong-un, come si chiama, il nonno di Kim Jong-un, Kim Il-sung, perdon, il coreano lo pronuncio meglio del tuo proprio, francese. Io parlo francese, comunque già ai tempi del nonno di Kim Jong-un, comunque stiamo, non dico sul passo di guerra, però... Sì, già. Dopo sicuramente la ridistribuzione al 38esimo parallelo, se non sbaglio, il 38esimo, sì, la situazione è rimasta per tanti anni, diciamo, vicina allo scontro, ma comunque non si è aperto lo scontro. Adesso sicuramente si è creata ancora molta più tensione, anche derivante dal fatto che gli Stati Uniti inviarono proprio qualche giorno fa una portaerei estremamente grande in Australia per alcune esercitazioni. Molti giornali hanno ripreso la notizia affermando che fosse invece diciamo spinta, fosse inviata da gli Stati Uniti verso la Corea del Nord, quindi diciamo nel mar di Giappone, tra Giappone, Corea del Nord, Taiwan, che sono fondamentali amici, forse Taiwan ultimamente non più, ma fondamentali, importanti amici degli Stati Uniti d'America. Cosa succederà? Beh, non si sa. Sicuramente la Corea del Sud vuole evitare una guerra perché le sue forze non sono forti. Il Giappone sappiamo che per tanti anni non ha avuto un esercito, si trova in una situazione in cui non può sicuramente combattere una guerra. La Corea del Nord è quella più antiquata sicuramente a livelli diciamo missilistici, vi dicendo, anche se sta sviluppando e l'abbiamo visto. Anche se sta sviluppando l'atomica, ma ci vogliono ancora un po' di anni per riuscire a
diciamo, rimpicciolire l'atomica, metterla su un missile e mandare il missile fino agli Stati Uniti. Quindi sì, però ancora ricordiamoci comunque che c'è l'Unione Sovietica là. C'è, quindi non c'è più l'Unione Sovietica, perdona, c'è la Russia. Tu perché me l'hai citata? Io sono così nostalgico, vedi? Non ho citato niente. La Russia, perdonami. C'è la Russia che sicuramente è una situazione, diciamo, di difficile interpretazione adesso. Di più facile interpretazione è la Cina. La Cina che dice, esatto, vogliamo stabilizzare la situazione, noi non vogliamo una guerra, vogliamo arrivare in una situazione di pacificazione, e di confronto, di dialettica, e in tutto questo diciamo trovare una soluzione che noi dobbiamo trovare il prima possibile, perché qua ci urlano che dobbiamo, esatto, se no andiamo noi in guerra con chi c'è dopo di noi. Quindi noi ci congediamo dopo questa puntata di ritorno di Radar, speriamo appunto di farvi compagnia ancora per le prossime senza alcun problema. Detto questo, io ringrazio il buon Daniele qui con me e Sofia in regia. E noi non possiamo far altro che ringraziare te, Fabrizio. Ma quanti siete? Quanti siete? Autoreferenziali. Plurali maiestatis. Detto questo, ci vediamo lunedì prossimo, nuovo orario di Radar, 17:18. O 18. O 18, in onore di buona Raffaele che da lassù ci guarda. Dall'assù, dal terzo piano di, esatto, scienze politiche. E ricordiamo ovviamente i social, pagina Facebook Roma 3 Radio, pagina Twitter Roma 3 Radio, Instagram Roma 3 Radio ovviamente, o altrimenti Spotify Roma staccato 3 Radio. L'email roma3radio@uniroma3.it, lo streaming radio.uniroma3.it, oppure TuneIn, scaricate e ascoltateci. E ding ding, soldi per me. Detto questo, buona serata a tutti, Radar si spegne qui. Ciao a tutti. Ciao.